Ragazzi, buongiorno. Ari, buongiorno, ci rivediamo. Allora, oggi abbiamo come ospite la dottoressa naturopata Cristina Napoleone, giusto? Che è anche una consulente nutrizionale. E adesso parleremo con lei dei segreti. Innanzitutto ditemi se ci sentite, perché ci stanno un po' di casini che vengono dal palco del Vegan Fest, quindi vogliamo sapere innanzitutto se ci sentite. Ciao Roberta, ci scrivete un secondo se ci sentite? Ciao Simila, ciao Kia, scriveteci un attimo se riuscite a sentirci con il microfono super che ci ha regalato Max. E oggi voglio parlare con lei ok, si sente, perfetto, siamo coperte. Abbiamo avuto la conferma dei segreti dell'alimentazione a base vegetale integrale per gli sportivi. Io per esempio faccio sport, faccio sia danza orientale, poi faccio anche primitive, che sarebbe una specie di allenamento funzionale. Però grazie mille ragazzi, siamo a Bologna. Tra i miei amici ci sono tanti sportivi, e quindi è sempre interessante sapere nuovi, diciamo, quali sono i pilastri, ecco, dell'alimentazione per le persone che fanno sport, perché tante volte ci sono tanti miti, no? Dice no, ma per forza le proteine di origine animale, se no i muscoli non ti crescono, oppure tanti altri miti che adesso la Cristina ci svelerà. Va bene? Iniziamo subito. Ok, bene, allora ciao a tutti. Sì, come si diceva poco fa, c'è un mito da sfatare prima di tutto, che è quello che servono le proteine animali per gli sportivi. E in realtà è più che sufficiente e possiamo coprire tranquillamente il nostro fabbisogno proteico con le proteine vegetali. Oh, quindi avete sentito, è possibile! Quindi lo possiamo assolutamente fare. E soprattutto, sai, una cosa che dobbiamo considerare, che dovete considerare un po' tutti, è che non abbiamo bisogno di così tante proteine come pensiamo. Quindi, questo è molto importante, spieghiamo perché non abbiamo bisogno di così tante proteine come vogliono farci credere. Infatti, diciamo che tendenzialmente anche nell'alimentazione dell'onnivoro, ma devo dire anche negli sportivi vegani, si pensa che sia fondamentale prendere tante proteine per far crescere il muscolo, per avere una miglior performance sportiva. In realtà consideriamo che il nostro organismo funziona soprattutto con i carboidrati, con il glucosio. Ecco, questa è una cosa non tanto comune, le persone pensano che la nostra base debbano essere le proteine, invece non è così, perché le proteine creano anche molta acidità nell'organismo, giusto? Sì, le proteine sono sicuramente acidificanti del pH dell'organismo, facendo sempre riferimento chiaramente al pH del sangue, e per cui certamente possono crearci un po' un danno se ne abusiamo, anche e soprattutto, sai, pensiamo agli organi motori, pensiamo ai reni quanto si appesantiscono, al fegato, e soprattutto nello sportivo un eccessivo consumo proteico ci porta a disidratazione. Quindi consideriamo che la nostra maggiore esigenza quando facciamo sport è anche di essere ben idratati. L'acqua è sempre comunque l'alimento principale. Abbiamo detto nemmeno le proteine, l'acqua, nemmeno i carboidrati, l'acqua. L'acqua number one. Infatti. Aspetta, perché qui ci dicono che con il microfono è vero, scusatemi, no, stavo dicendo, allora non solo abbiamo sfatato il mito delle proteine come base per l'alimentazione degli sportivi, ma abbiamo detto che sono i carboidrati, quindi non le proteine, che devono essere la base, ma lei ci sta illuminando ancora di più, perché ci sta dicendo che serve proprio l'acqua deve essere la base. Spiegaci. Sì, l'acqua deve essere la base perché, sai, noi siamo costituiti per oltre il 60% di acqua, quindi l'acqua è proprio il nostro primo alimento. Senza l'acqua, infatti, lo sappiamo bene tutti, non potremmo sopravvivere. Nello sportivo è ancora più importante, soprattutto per quegli sportivi che fanno gli sport di endurance, gli sport di resistenza, quindi, sai, magari per chi fa il sollevamento pesi è un po' meno importante, ma per chi fa sport molto prolungati, tipo la corsa, tipo il ciclismo, diventa molto importante fare delle adeguate integrazioni di acqua anche durante l'attività. Acqua e basta, o acqua con l'aggiunta di qualcosa, per esempio anche estratti, non so, che cosa consigli tu a questi sportivi?
Allora, sicuramente gli estratti possono essere interessanti, però teniamo presente che magari quando stiamo facendo attività fisica, pensiamo a runners, a chi corre, non c'è magari la possibilità a volte di assumere questo tipo di alimenti e quindi l'acqua da tale quale diventa quella più comoda oppure la possiamo arricchire con questi integratori che ci sono in commercio di ad esempio sali minerali. Il sodio è un minerale che può essere interessante in alcuni sportivi, soprattutto anche quando ci sono condizioni climatiche in cui fa molto caldo o l'attività è molto sostenuta. In cui si perdono molti sali minerali. Sì. Quindi tipo possiamo mettere l'acqua e un pizzichino di sale, come possiamo... Allora, quella del sale potrebbe essere un'idea, altrimenti ci sono proprio degli integratori specifici da sciogliere in acqua. Okay. Però sì, questa cosa del sale potrebbe essere anche una bevanda un po' casalinga per lo sportivo. Dacci di fare. Ecco, vai con la ricetta segreta. Allora, potrebbe essere l'acqua dove mettiamo del succo di limone, quindi ne sfruttiamo l'azione alcalinizzante e ne sfruttiamo anche un po' un apporto in alcuni sali minerali. Alcune volte io al posto del sale uso per condire anche per esempio la pasta, mi piace mettere il succo di limone perché la sala, proprio la sala... La sala, non ci vediamo. Sulla sala ci siamo bloccate. Dice, ma che stai a dire? Sì, infatti può essere il succo di limone, magari ci posso mettere all'interno o un po' di zucchero di canna integrale, ma intendo proprio lo zucchero, quello integrale vero, esatto, il mascobado. Oppure può essere dello sciroppo di agave, del succo d'acero, cioè qualcosa che mi dia un apporto di zuccheri. Okay. Così ho fatto la bevanda per lo sportivo artigianale, diciamo. Secondo me ha un sapore anche molto buono, tipo Gatorade, non so, potrebbe ricordare un po' vagamente. Bello! Ok, grazie innanzitutto per questa ricetta super facile, perché poi a noi ci piacciono le cose semplici, già quando iniziano a diventare un po' complicate, già non la facciamo poi alla fine. E qualche altro segreto per i nostri sportivi che magari o già seguono un'alimentazione a base vegetale integrale oppure la vogliono intraprendere? Ecco, per esempio, se ci sono in ascolto, o ci saranno perché poi questo video è registrato, però insomma rimane lì, se c'è qualcuno che vuole passare a un'alimentazione a base vegetale integrale, qualche sportivo, che tipo di consigli gli dai di solito? Allora, diciamo che stiamo parlando quindi di una persona che prima non aveva un'alimentazione vegana. Sì. Certo, ok. Teniamo presente che in generale quando si passa ad un'alimentazione vegan è fondamentale farlo gradualmente, perché chiaramente il corpo si disintossica mano a mano che togliamo le proteine animali, quindi farlo troppo bruscamente mi porta ad una disintossicazione troppo forte. A volte alcune persone mi dicono, sì, ma io ho provato, ma mi sono sentita talmente male, magari hanno avuto delle, non so, nausee, scariche di, insomma, di diarrea, oppure altri sintomi di disintossicazione che le riportano a ritornare indietro. Quindi magari diciamo che queste cose sono normali, cioè il corpo si disintossica, però se ci sono dei metodi più graduali per farlo, ecco, se ci aiuti un attimo a... Diciamo che io inizio, di solito consiglio di iniziare gradualmente togliendo la carne e il pesce proprio prima di tutto e poi un po' alla volta togliere le uova e i latticini. I latticini sono quelli più difficili da togliere perché c'è proprio un attaccamento sentimentale, io l'ho notato. E quindi le persone fanno un po' di più fatica. È chiaro che tanto più il mio corpo è intossicato, tanto più avrò questi sintomi di disintossicazione. Ecco perché i tempi di, ok, tolgo questo alimento, tolgo l'altro alimento, li dovete un po' adattare sulle vostre esigenze, oppure chiaramente li devo un po' adattare il nutrizionista, il trainer, il consulente che vi segue, perché poi ogni organismo ha anche i suoi tempi per la disintossicazione. È chiaro che va un po' messo in conto, cioè se io comunque ho un corpo un po' intossicato dai cibi animali, devo prevedere che magari soprattutto i primi giorni o le prime settimane ci sarà un assestamento. Certo. È chiaro che quando io comunque sono anche sportivo, sarà bene ancora di più fare una cosa graduale, perché altrimenti posso avere anche un po' di problemini con la performance, con la prestazione, se non certo, mi sento bene. Pure sulla performance. Certo, sì. Sì, per cui appunto io consiglio di fare un qualcosa di graduale e soprattutto all'inizio magari un'altra cosa che io ho notato è che all'inizio si tende ad avere magari più fame, perché l'impressione è non mangio la proteina animale, sì, diciamo. E quindi cosa mangio? È più una cosa
cosa a volte anche mentale, no? Perché dice, oddio, la carne è sostanza, si pensa sempre la carne come sostanza, invece quando si parla di verdure, legumi, cereali integrali, si pensa a una cosa troppo leggera che non ci può dare sostentamento, invece non è vero. Non è assolutamente vero, è una cosa prettamente mentale. E poi soprattutto bisogna un po' farsi cambiare completamente il proprio modo di cucinare, perché chiaramente iniziamo ad introdurre anche degli ingredienti che prima non introducevamo. Poi ad esempio per lo sportivo mi viene in mente il grano saraceno, ad esempio interessantissimo, buonissimo. Io faccio insieme alle patate, poi tipo i fagiolini, viene una cosa, ragazzi, spettacolare. Sì, infatti è buonissimo, però è anche un cereale dimenticato, finché non si diventa vegani non viene in mente di contemplare. Entrano proprio in, il grano saraceno appartiene proprio a un altro mondo, che io per esempio quando ero carnivora non sapevo proprio dell'esistenza di tutti questi cereali integrali, invece, e poi è anche senza glutine. È senza glutine, infatti, per cui utilissimo anche per chi è celiaco, ma in generale anche per chi sceglie di ridurre il consumo di glutine nella dieta, che in effetti è una cosa che adesso si caldeggia un pochino, no? E grano saraceno, pensiamo alla quinoa, questi ad esempio sono un po' i cereali da sportivo, io dico, perché sono molto proteici. Allora, il miglio è interessante lì più che altro perché vi dà un sostegno anche a livello osseo, ad esempio il miglio contiene tanto silicio, per cui un minerale comunque importante anche per l'osso. La cosa secondo me fondamentale, quella che mi sento di consigliarvi, è comunque di avere un'alimentazione varia il più possibile, quindi alternare i cereali, alternare i legumi, alternare la frutta e la verdura, perché più io ho un'alimentazione varia e ricca di cibi vegetali integrali e più riesco a coprire tutto il mio fabbisogno, quindi non fossilizzarsi solo sempre su quei due cereali o quella verdura in particolare. Cioè abbiamo un'abbondanza, la dobbiamo sfruttare, perché se no ricadiamo sempre sulla logica di prima, che magari mangiamo sempre pasta, oppure pasta e carne, invece abbiamo veramente, una volta che si entra nel magico mondo dell'alimentazione a base vegetale, abbiamo talmente tanta di quella varietà di cereali integrali. Poi adesso ci sono pure quelli antichi, tipo il senatore Cappelli, si possono fare dei pancake spaziali con la farina di senatore Cappelli, che sono fantastici. Quindi sfruttiamo la varietà, documentatevi, informatevi. Tu hai una pagina Facebook? Sì, allora io ho come pagina Facebook, mi trovate su Cristina Napoleone Naturopata, e poi ho anche un sito web che è www.studionaturopaticonapoleone.it. E hai una sede dove lavori tu? Sì, allora io lavoro al mio studio vicino a Bassano, a Borso del Grappa, e comunque anche per le consulenze mi potete contattare anche via Skype, quindi eventualmente posso anche, per chi non riesce a raggiungermi in studio, sono disponibile anche su Skype. Poi comunque nel mio sito o su Facebook trovate tutti i contatti e le informazioni più dettagliate. Ok, leggiamo un secondo delle domande, sì, perché prima ho visto che c'erano delle domande. Allora, Andrea ci scrive, spesso nei gruppi vegan fruttariani si parla del fatto che lo zucchero per eccellenza dei muscoli non è il glucosio ma il fruttosio, è verosimile? Allora, diciamo che sicuramente un elevato consumo di frutta è molto interessante, soprattutto per chi è sportivo. Infatti ci sono comunque anche sportivi che hanno un'alimentazione, ad esempio, crudista, molto spostata sul fruttariano. Anche perché io sono dell'idea che se si fa crudismo è importante consumare tanta frutta, perché diventa proprio il carburante principale in quel caso. Quindi in risposta a questa domanda direi che il fruttosio della frutta è assolutamente interessante. Può diventare un nostro carburante, questo certamente sì. Bisogna mangiarne tanta però di frutta, non una mela. Bisogna mangiarne tanta, infatti questa è la raccomandazione per chi fa un'alimentazione crudista spostata sul fruttarianesimo: si fanno i pasti di frutta, che vuol dire 7, 8, 10 banane. E loro già sono abituati ai miei frullati, quindi lo sanno, però per chi si approccia adesso faccio un esempio di pasto fruttariano, cioè di pasto per lo sportivo a base di frutta. Ok, allora sì, un esempio. Chiaramente anche qui va un po' calzato sulle esigenze specifiche del soggetto, però tenete presente che magari vi fate un frullato, quindi prendiamo la colazione dello sportivo, un frullato, ci mettiamo dentro 4-5 banane, ci mettiamo dentro 6-7 datteri, ci possiamo aggiungere un cucchiaio di cacao crudo, così abbiamo anche insomma un surplus di energia, e questa diventa una colazione fruttariana dello sportivo.
però chiaramente il passo di frutta è il passo di frutta, ne dovete mangiare tanta, come si diceva poco fa, non è una mela, perché altrimenti anche... esatto, direttamente direttamente, quindi si può mangiare anche solo frutta, si può fare un'alimentazione crudista, ma anche quella deve essere pensata, non ci si improvvisa mai. Poi vediamo un po', c'era un'altra, non so se era una domanda, allora Simila scrive, lo diceva anche Eret 100 anni fa, ma quanto siamo bradipi nel credere, continuiamo a mostrare e fare Detox Revolution, grano saraceno dopo il digiuno secco di 9 giorni, mai più senza, forza, la miglior cosa che possiamo fare è essere quello che diciamo. Sì, esattamente, ma poi è facile ragazzi, perché le cose vegetali, per esempio adesso ci ha fatto l'esempio la dottoressa, questo frullato è una cosa, tante volte noi ci priviamo dei dolci, diciamo no, meno, ma se mangiamo la frutta noi soddisfiamo appieno questo nostro desiderio costante di dolci che ce l'abbiamo sempre, proprio perché non mangiamo abbastanza frutta. Questo è un cane che si morde la coda, invece quando si inizia a mangiare tanta tanta frutta sparisce magicamente anche la voglia di tutte quelle merendine confezionate, quelle schifezze, e quindi non dobbiamo più rinunciare a nulla, quindi benvenuti nel paradiso. Esatto, no, è proprio così, è proprio così. Comunque mangiare tanta frutta ci toglie la voglia di dolci, e quindi teniamo presente che la frutta è proprio il nostro cibo per eccellenza, l'hai detto tu, è il cibo dell'Eden. Se noi ci guardiamo indietro evolutivamente, consideriamo da chi arriviamo, prendiamo le scimmie, comunque avevano un'alimentazione prevalentemente a base di frutta. Quindi sì, la frutta è proprio il primo cibo che ci deve venire in mente. Andrea sempre ci scrive, grano saraceno e quinoa sono ottimo, lo sappiamo. Andrea, anzi, se ci vuoi lasciare qualche ricettina nei commenti sei il benvenuto. Poi, Simila scrive, il variare serve anche alla flora batterica intestinale, diceva Tim Spector. Chi è Tim Spector? Non lo conosco. Allora sì, serve anche per la flora batterica intestinale, perché chiaramente la nostra flora batterica si nutre anche degli alimenti che consumiamo, è il motivo per cui quando si fa un'alimentazione ricca di proteine animali, piuttosto che anche di carboidrati raffinati, non integrali, sempre pasta bianca, pane bianco, queste cose, le farine doppio zero, sì. In quei casi lì spesso si hanno delle forti situazioni di disbiosi, di squilibrio della flora batterica intestinale, quindi è verissimo che più abbiamo un'alimentazione varia, più aiutiamo la nostra flora batterica a stare bene, a ricostituirsi. Okay. Soprattutto anche mangiare molta frutta, per esempio, fa bene per questo. Ecco, una cosa che voglio dire sulla frutta è che spesso chi magari inizia a mangiare tanta frutta o anche tanta verdura lamenta un po' di disturbi a livello intestinale. Si gonfia lo stomaco, è vero. Sì. Però in realtà è una fase transitoria, cioè non preoccupatevi. Si rifà alla famosa disintossicazione che dicevamo prima. Più vi dovete disintossicare, più ci sono un po' questi disturbi. Non si può pensare che ci sia il cambiamento senza... diciamo avere delle qualche piccolo fastidio. Come se uno entra in una stanza piena di polvere, in una casa super sporca che nessuno ha mai pulito da anni, è normale che quando inizi a pulirla si alza un polverone assurdo, e così è come con il nostro stomaco, no? Magari ci sono incrostazioni di farine raffinate, formaggi un po' incrostati, quindi andandoci a mettere la frutta a volte si crea un po' di fermentazione, no? Quindi è normale avere anche problemi di magari pancia gonfia, non so, altre cose. Quindi la dottoressa ci conferma che è assolutamente normalissimo. Ma noi possiamo fare qualcosa, anche magari aiutandoci con qualche prodotto che non è solo la frutta e verdura, insomma qualche prodotto che lei usa per aiutare questo processo di pulizia? Allora, diciamo che io parto dal presupposto che l'alimentazione è in grado già di fare tutto. Quindi sicuramente i famosi integratori di probiotici che possiamo prendere proprio come integratori alimentari possono essere un supporto, ma se avete un'alimentazione ben fatta è veramente più che sufficiente. Però ecco, attenzione con la frutta. Se io sto iniziando a mangiare tanta frutta, intanto sempre lontano da qualsiasi altro alimento, la frutta va mangiata da sola e già qui riduco i fastidi. E poi sarebbe meglio un solo tipo di frutta, quindi fare i monopassi di frutta. Ecco, questo è molto interessante, perché tante volte noi facciamo le macedonie, invece è sempre meglio mantenersi sul semplice, diciamo. Sì, infatti sarebbe la cosa più importante, perché se noi mangiamo un solo tipo di frutta riusciamo comunque a digerirla meglio, perché poi ogni frutto ha anche un po' i suoi diversi tempi di digestione,
comunque in base alla tipologia di frutta si combina meglio piuttosto che si combina meno con altri tipi di frutta. Quindi intanto iniziate con un solo tipo di frutta e concentratevi quando fate il monopasto di frutta su un tipo di frutta. Che vuol dire che durante la giornata posso mangiare anche 10 tipi di frutta diversi, ma in uno stesso pasto ne mangerò uno. No, perfetto, questo è molto molto importante, mantenerci sulla semplicità, anche per non... Tante volte quando tendiamo a mischiare ho notato che ci viene più fame, invece quando mangiamo una sola cosa alla volta la fame piano piano sparisce, perché è il modo più naturale che il corpo ha di nutrirsi. Diciamo che in natura noi non mangeremo, cioè non è che ci stanno tutti questi alberi di vari frutti messi insieme, di solito si trova un tipo di albero in cui, vabbè, insomma, si è capito. Esatto, tu dici gli alberi non fanno tanti tipi di frutti. Esatto. Diversi, prendiamo l'esempio. Ok, Massimiliano Diego ci sta guardando, ciao Max. Simila scrive che è quasi fruttariana al 75%, bravissima Simila, come ti trovi? Poi Anna che sta arrivando, il segnale mi frizza, dovrò rivedere la replica. C'è Rosa, Liliana Bottone, Lassana, Michele, Schilio, Simona. Va bene ragazzi, allora i contatti della dottoressa li abbiamo dati. Hai anche una pagina Facebook? Pagina Facebook Cristina Napoleone Naturopata. Avvicina. Ah sì, scusatemi. La pagina Facebook è Cristina Napoleone Naturopata. Perfetto, così se la volete contattare anche per delle consulenze insomma più individualizzate, la potete contattare. E io la ringrazio perché è stata... Grazie a te. È stata gentilissima. E niente, ci vediamo alla prossima diretta ragazzi. Ciao, 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 ciao.